vista di una prestazione, di una vittoria del genere, se non ho guardato male, è la seconda volta che l'Atalanta nella storia vince con 3 gol di scarto qua a Napoli, al termine di una prova in cui la sensazione che è rimasta, che rimane dell'Atalanta, è che sia consapevolmente una grande squadra. Ma intanto io rimarrei al fatto della partita di oggi e per noi è il modo migliore per iniziare questo ciclo che ci porterà a giocare 9 partite in 28 giorni e dove si decideranno anche molte sorti sia del campionato, Coppa Italia e dell'Europa League. A partire di oggi ci ha dato una grande iniezione di fiducia per le prossime, poi dopo sono tutte partite diverse, però è chiaro che se vinci in questo modo sul campo dei campioni d'Italia, che comunque sono una squadra di valore assoluto, e per noi è sicuramente un modo per iniziare questo ciclo di partite nel modo migliore, soprattutto avere la consapevolezza di avere un gruppo molto omogeneo che mi permette, nonostante che giochiamo così tante partite, di alternare più giocatori e ottenere sempre una buona posizione in campo. E questo per me è una garanzia di affrontare anche tutte queste partite comunque in modo competitivo. Prego. È Marina Belotti, Corriere della Sera. Salve, mister. Possiamo dire che una forza dell'Atalanta sia quella, al di là dei gol, di saper soffrire e aver imparato un po' a gestire anche il vantaggio? È cresciuta in questo rispetto ai mesi scorsi, oltre ad aver allungato la rosa, adesso direi che ha ormai 18 titolari, si è trovato bene anche allenarsi, insomma, con quelli pochi rimasti, però che abbiamo visto oggi in campo anche dal primo minuto. Grazie. Ma a me non piace la parola gestire e credo che non deve rientrare nelle nostre corde, se non magari nei minuti finali. Abbiamo bisogno sempre di soffrire, sì, perché quando trovi squadre comunque forti e con degli elementi capaci devi anche saper soffrire, però appena ne hai l'occasione e la possibilità devi comunque continuare a proporti, altrimenti le nostre sofferenze oggi sono finite col terzo gol di Kop, altrimenti le partite possono prendere anche delle pieghe diverse. Prego. Buongiorno mister, Dusi di Bergamo News. È difficile concentrarsi su un giocatore singolo, secondo me, quando la prestazione di squadra è così sostanziosa. Per oggi, secondo me, la prestazione di Hien in particolare risalta un po', anche perché comunque aveva di fronte il miglior attaccante del campionato, sicuramente, forse anche qualcosa in più. È un ragazzo che è arrivato a gennaio, ha fatto un percorso molto importante ultimamente, quarta da titolare, se non vado errato. Sì, quarta da titolare, ma ho incontrato giocatori di assoluto spessore, perché oggi è stato molto bravo su Osimhen, anche se Osimhen è sempre in grado di creare comunque anche le giornate come oggi dei pericoli. È stato molto bravo con Gyökeres dello Sporting, è stato anche molto bravo all'inizio quando entrava magari degli spezzoni di partita, per noi è sicuramente è stato un rinforzo provvidenziale che è arrivato a gennaio, anche se sono convinto che recupereremo Toloi. Oggi il suo ingresso mi è piaciuto molto e speriamo anche Palomino di qui alla fine del campionato. La sensazione è che avremo bisogno di tutti quanti, anche perché poi può succedere come oggi qualche piccolo infortunio di Scalvini, di Zappacosta, quindi avremo bisogno veramente di tutti per superare questo periodo di partite. Prego. Mister, buonasera. Antonio Giannetti, Fornapoli 24, complimenti per la prestazione degli auguri. Volevo chiedere di Scamacca, come lo sta valutando, perché anche lui, insomma, quest'anno ha avuto dei momenti un po' altalenanti, e in ottica europeo se ritiene che possa giocarsi anche lui una maglia da centravanti, visto che le caratteristiche, la forza fisica, la tecnica, la qualità ci sono tutte. Grazie. Ma in previsione dell'europeo io mi auguro, spero proprio di sì, che lui possa, però questa è una decisione che chiaramente prenderà Spalletti. Per quello che riguarda noi Atalanta, noi siamo molto soddisfatti del percorso che ha fatto Scamacca in quest'anno. Ha avuto qualche acciacco, soprattutto dopo qualche mese, che l'ha tenuto fermo, ma quando ha giocato con continuità è sempre stato un giocatore molto utile, è in doppia cifra, ha fatto gol, assist. Poi l'aspettativa su questo ragazzo molto spesso è molto alta,
È chiaro che se ci si aspetta 30 gol, 25 gol, capocannoniere, diventa un po' più difficile, ma questo è un giocatore che l'anno scorso ha giocato pochissimo, ha fatto 3 gol e quest'anno, per quanto mi riguarda, ha fatto dei passi in avanti importanti. Sono convinto che nel proseguo della stagione e anche il prossimo anno potrà diventare sempre più importante, mi auguro anche per la nazionale, però sono fisici particolari che difficilmente sono precoci in età giovanile. Si possono fare tanti esempi di giocatori di questa statura che poi magari, ne dico uno per tutti, non se ne voglia, Luca Toni, alla sua età forse era meno competitivo di quello che poi è diventato campione del mondo successivamente. E bisogna avere un po' pazienza e valutarlo per quello che è, non per quello che si vorrebbe che fosse. E per quello che è io sono molto contento. Prego. Salve mister, qui Mongello, il quotidiano del Sud. Allora, senta mister, in queste partite si parla di meriti e demeriti. Io le chiedo, i meriti dell'Atalanta sono indubbi, però le chiedo se lei ha trovato un Napoli demotivato e i demeriti del Napoli, se la sente di valutarli. E poi, se la sente, di dare un giudizio su questa vicenda che ha tormentato tutta la settimana dei napoletani e degli italiani tra Juan Jesus e Adacerbi. Grazie. Ma non so, il Napoli sta vivendo una stagione particolare, tutte le volte che sembra che possa rilanciarsi, magari succede come oggi, non è facile gestire probabilmente il campionato dell'anno scorso e quindi quest'anno, nonostante il valore indubbio dei giocatori, della squadra, l'impegno anche, oggi ho avuto la sensazione comunque che sia una squadra che magari non ha l'entusiasmo in questo momento, non sarebbe neanche facile averlo, però per me rimane comunque una squadra di assoluto valore. Sul resto posso dire che spero, mi auguro che giocando che il calcio possa aiutare. Il razzismo è una brutta rogna, proprio una cosa veramente brutta, però posso dire che intorno, per quanto mi riguarda, c'è anche tanta ipocrisia e questo non mi piace, e quindi spero tanto che il calcio possa aiutare a superare, insomma, che sia un veicolo per superare il razzismo e non per evidenziarlo. Prego, ultima domanda. Prego, ultima domanda. Ciao Gian Piero. Non casualmente credo Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport. Hai accennato all'ingresso di Toloi, che ti è piaciuto, hai detto ci sarà bisogno di lui e di Palomino. Se ho capito bene, ti preoccupa più Scalvini di Zappacosta? Sì, da questi primi momenti sì. Penso che Scalvini potrebbe avere qualcosa di muscolare. Zappacosta è più una contrattura che potrebbe risolversi in poco tempo. Di Scalvini dobbiamo aspettare domani, però anche per la natura dell'infortunio, per come è avvenuto, si è dovuto allungare per evitare un'azione molto pericolosa, e c'è la possibilità che si sia anche stirato muscolarmente. De Ketelaere sì, vediamo domani. Ieri andava molto meglio, vediamo, se non mercoledì è molto vicino, se non mercoledì, domenica sì. Grazie a tutti. A voi, arrivederci.